Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Dove sono i cuccioli? Eccoli là! Mamma mia, ragazzi! Fate i bravi uometti! Uncino, non gli dici niente tu? Insegnagli a fare i bravi gentleman! Gentle dog! Comunque, ragazzi, come state? Spero tutto bene, anche io sto bene. Ma sono veramente una palla matta, praticamente i giorni prima di consegnare un cucciolo è un casino. Infatti ho fatto un video su quando è meglio prendere un cucciolo e quando li consegno io i cuccioli e ho detto che è meglio a 60 giorni, però mi correggo, è meglio a 60 giorni forse per chi lo prende, ma per chi lo cede è un casino perché praticamente devi fare un miliardo di cose e non sai quando farle prima. Oggi siamo stati a fare i microchip dei cagnolini. Questo qua è quello di Nimue che va via domattina e quindi l'ho preparato qui e devo metterlo dentro la sua cartelletta. La devo ancora preparare e in tutto questo ancora non ho preparato il contratto. Praticamente lo farò stasera, così mi aiuta Marco. Cioè, per farvi capire proprio così tirati tirati all'ultimo e rischiavo di non riuscire a farvi neanche un video per salutare la piccola. Ma posso, dov'è la piccola Nimue? Io qua vedo tutti tranne lei e mi chiamano, tanto per cambiare. Oddio! Ed eccola qui! Che fai, piccolina? Amore mio, che fai? Ti prendi gli ultimi bacini della mamma? Tu che c'entri? Tu che c'entri? Se n'è andata la mamma. Se n'è andata la mamma, però. Però se n'è andato anche il papà. Quindi che stiamo a dire niente. Ma quanto sei bella e piccola. Sì, amore mio. Cosa c'è? Che c'è? Hai messo il microchip e sei stata bavata da tuo fratello oggi. È stata una giornata entusiasmante. Tu, mammina, come stai? Dai, dovresti essere contenta del fatto che non continueranno più a morderti le tettine. E dai, non fare così. Robin rimarrà con noi. E hai ancora un'altra settimana per farti mordere le tettine da Bin. Dai, non essere triste. Non essere triste, amore mio. Siamo tutti un po' tristi. Un po' tristi e un po' felici, perché lei comunque avrà una nuova vita. Praticamente pensate che c'erano i calzini piegati e loro sono riusciti a rubarli. Cioè, per farvi capire, guardate, questo qui, cioè, di un pigiama che era uno dei miei preferiti. E ogni volta tipo che stava per uscire dal pigiama, io, siccome so che poi è impossibile rimetterlo, cercavo di non farlo sfilare del tutto. E sono arrivati loro e ci hanno pensato loro. Ed è il loro giochino preferito. Cioè, è inutile comprare giochini. Ciao, amore mio. Ciao. Ciao. Quanto sei bello. Quello è Robin. E ovviamente quella che gioca sempre col papi è Mimue. Niente, sono delle bestie. Però a loro è concesso tutto, praticamente. Direi che è arrivato il momento di far mangiare i piccoli per pomeriggio e li faccio mangiare mattina, pomeriggio e sera prima di andare a dormire. Loro mangiano. Ehi, non mi litigate! Ma dove stanno? Guardate che carini. Allora, gli diamo due bicchierini e glieli vado a distribuire nelle loro ciotoline. Ciao, chi sei tu? Sei Rob. Ciao Rob, sei bellissimo Rob. Guardate che c'è una ciotola. Sto riempiendo anche le altre ciotoline, non c'è bisogno di andare tutti ad accalcarvi su un'unica ciotolina. Si vede che quella è più buona? Non lo so. Mi avete bevuto tutta l'acqua. Ora vi metto anche l'acqua pulita. Nel frattempo continuiamo a riempire le ciotoline. Che tu mangi? Hai scelto quella rosa, chissà come mai. Altra ciotolina da riempire. E
Riempiamo anche queste, però non le diciamo a nessuno. Queste qua sono le ciotole degli adulti. E Regina, diciamo che non resiste quando mette i croccantini lì. Sono per forza i suoi. Bravi, mangiate. Tu chi sei? Mimu, amore mio. Tu che cosa vuoi? Perché non mangi? Stavi mangiando? Amore, stai giù. Stai giù, piccino mio. Non è il momento. Ecco, Wincino ieri ha fatto digiuno, stamattina ne ha mangiati due e ora ha deciso di rubare quelle dei cuccioli. Ma secondo voi io lo ostacolo, visto che aveva il pancino che gli brontolava? Ovviamente no, quindi poi dovrò dare altri croccantini ai cuccioli perché lui se li è fregati, quindi giustamente. Qua c'è Emma, che Emma, diciamo, mangia con i cuccioli perché... lei è una cucciola, ormai si è infiltrata, quindi mangia con loro, punto. Però non ho capito, Mimue, perché devi mangiare dalla stessa ciotola di Emma, che lo sai che lei si arrabbia. Con tutte le ciotoline che avete, ogni volta andate sempre tutti sulla stessa, di quella di qualcun altro. Ehi, amore mio! Ma il papi gli sta rubando i vostri crocchi? Amore mio, guarda che cosa ti dà la mami. Ti dà un'altra ciotolina. Buoni. Buoni questi crocchi. E tu? Prendila. Prendila, Uncino. Fagli vedere chi sei. Guarda che belle queste bambine. Mangiano assieme le mie piccoline, le mie princi, le mie princi. Guardatele quanto è cicciona. Ah, che sono queste cose brutte. Ecco, in questo momento Emma è molto educativa perché gli sta insegnando a mantenere la distanza dalle cose altrui. È una cosa che dovrebbe insegnare il papà, ma il papà non glielo farebbe mai. Si fa rubare i croccantini. Altro che, ecco. Patatina, perché vai sempre dove c'è Emma? Lo sai che ti sgrida? Vieni qua, amore mio. Ecco la tua ciotolina. Però Emma, questa qua l'ho data io a lei. Quindi, che dobbiamo fare? Amore mio. Però non ti voglio insegnare a mangiare dalla mia mano, quindi famo così. È dura la vita da nonna di Chihuahua. Sempre la stessa, scegliete, vero? Guarda che buoni. E no, niente coccole. Prima si mangia, poi si fanno le coccole. Mi sento un vigile. E lo so, amore, però non si può fare sta vita con voi. E lo so, facciamo così. Mangia con tuo fratello. E vedi che sei tu allora, che vuoi per forza la sua ciotola. E, insomma, io che te devo dire? Fatti sgridare allora. E io mi faccio i fatti miei. Ciao, vita mia. Abbiamo il roscio. Roscio Malpelo. Roscio Malpelo abbiamo. Amore mio, tu non gli diresti mai ai due cuccioli di non rubarti le crocche, è vero, amore mio? Non li hai sgridati mai. Sti cuccioli sono stati educati tutti dalla zia. Perché la mamma e il papà non li sgridano per niente al mondo. Ehi! Mi rovini la telecamera. Comunque, scherzando, al solito mangi più di tutti, sei una cicciona. E tu che hai trovato? Queste qua le staccano, cioè il loro sport preferito è staccare queste cosine dalla traversina e poi me le portano. E io che ci devo fare? Che ci devo fare io con queste cose? Ma che ci devo fare? Ciao amore.
Lui e Speedy Gonzales a mangiare. Finisce prima di tutti e poi lui va a giocare. Va a giocare lui. Devo pulire gli occhietti a te. Amore, tu ti sei vomitato tutto oggi. Praticamente, quando siamo arrivati alla clinica, vado a prendere i cuccioli per mettere il microchip e vedo lei tutta bagnata qui sulla testa, tutta bagnata. Ho detto, mamma mia, ma che gli è successo? Siccome pioveva, però ho detto, vabbè, dentro il trasportino gli è arrivata tutta questa acqua addosso. Non lo so, mi sembrava troppo strano. E vabbè, tutto a posto. Poi prendo lui e praticamente mi accorgo che era tutto sbavato. Praticamente, cioè, vi giuro, un sacco di bavetta. E quindi è stato lui a sbavare la sorellina. E infatti poi, al ritorno, ha vomitato la mia borsetta, che non so nemmeno come pulirla perché, mamma mia, che cosa brutta. In realtà era tipo acquetta, non è che chissà che, però sempre vomitino di cucciolo. Sempre vomitino. Tu mi dai i baci? Cerchi soltanto il cibo. Ehi! Ehi! Cerchi solo il cibo. Cerchi soltanto il cibo. E le mie carezze? E il mio amor? Non lo cerchi? E tu? E tu lo cerchi? Tu lo cerchi? Guarda tu, ma guarda tu! Invece mi vuoi uccidere, dillo, perché sappiamo tutti che con Emma avete organizzato la mia fine e mi volevate uccidere? Dai, vado a prendere l'acqua che l'avete finito. Bevono come cammelli, ragazzi, non è possibile. Cioè, ordinaria follia, ragazzi. La smettiamo? Che state facendo? Tu cosa c'entri, Emma? Sei sempre tu. Perché sei sempre in mezzo? Tanto lo so che si litigavano loro due, tu non c'entri niente. Ah, che vuoi tu? Guardalo! Quel trippettone! Diglielo, diglielo, Unci, che non si fa, diglielo! Però chiaramente, bravo, fatti valere, fatti valere, bravo, diglielo, diglielo, non si fa! Non si fa! Diglielo, Uncino! E vedi che continuano a fare i monelli! Ecco, non si fa! C'entra la mia. Per colpa di questi babbi che litigano, cioè mi sono presa un infarto potente, stavo per fare danno e non sono sicura di non averlo fatto. Speriamo di no, io non ce la posso fare. Cioè, io, boh, con tutto che non so dove dividermi prima, che c'ho un sacco di cose da fare, ero riuscita ieri a registrare un video. Però non l'avevo ancora passato al PC. Ora, mentre riprendevo, mi è spuntato che la memory card è piena, quindi non potevo continuare a registrare. Non vi fate male! Sti maschietti sono tremendi, veramente. Comunque, stavo dicendo che praticamente vado per liberare la memoria e ho cancellato due clip del video che ancora non ho passato al computer, niente, mi è venuto un infarto, però c'è una piccola possibilità. Io ovviamente non è che ho controllato bene perché tramite la macchina fotografica è un casino, poi se devo passarlo al PC significa che non finisco di vloggare più perché fa buio. E tu come sei salita lì? No, vabbè, Emma è tremenda, non lo so che poteri ha. Che non mi fa accorgere delle cose perché è piccola, quindi non me ne rendo conto quando fa le cose. Comunque, oh, mi perdo sempre. Ogni volta quando parlo mi perdo sempre. Comunque, fatto sta che ho rischiato di cancellare il video che ho registrato e spero che
ho cancellato soltanto delle clip tipo quelle dell'intro, perché se non ricordo male, io durante l'intro c'era sempre Roxy che abbaiava, quindi mi interrompevo e ricominciavo il video da capo. Se ho cancellato solo quelle, sono a posto. Se invece ne ho cancellate di clip, diciamo in mezzo, ciao, perché vai a capire che cosa stavo dicendo. Cioè, non riuscirò a ripararlo e mi toccherà farlo da capo e non c'ho voglia, sinceramente. Poi mi era uscito pure bellissimo quel video, quindi non lo voglio rifare. Speriamo bene. Cioè, loro continuamente litigano, ma che hanno? Boh. Di sottofondo. Oddio, si è ucciso. Meno male che sei caduta in braccio a me, se non c'ero io e cadevi a terra. Lo dico io. Mi fa. Se non c'erano le mie gambe qua. Che dico, mozzata, ma perché fai queste cose? Perché fai queste cose brutte? Brutte. Brutte. Fai queste cose brutte. Che rufiangela? Diglielo come fai col veterinario. No, è una ruffiana con tutti, ogni volta che viene qualcuno, cioè lui doveva vaccinare i cuccioli e si mette in mezzo a lei, ma cosa c'entri tu? Ogni cosa si mette sempre in mezzo. No, e sei una cosa incredibile, tieni il tuo pupazzo, però basta. Ah, vai, vai a prendere. Mi guarda. Che scema. Ah, niente. Ho fatto questo video perché non so. Se rivedrete Bin, cioè nel senso non so se riesco a fare un altro video prima che consegni anche lui venerdì di questa settimana, però sicuramente domani mattina vado a consegnare Nimu e quindi sicuramente a lei, cioè non avevo altri giorni per farvela salutare, quindi ho voluto fare questo video per forza. Guardalo. Il mio gnomo. Che stai facendo? Non sottomettere tuo fratello che è più grande di te. Non sottomettere tuo fratello che è più grande di te. Ragazzi, quando fanno questa cosa che si mettono sopra un altro cane, che voi magari dite, ah, ma com'è possibile? Fa così sopra un altro cane, oppure addirittura sul mio piede, sul mio braccio. È una cosa di sottomissione, cioè loro stanno cercando di dire che gerarchicamente sono superiori, ma ed è anche una cosa di possessività, tipo se lo fa con un oggetto, cioè è come dire questo oggetto è mio. Quindi se lo fa con dei pupazzi suoi, delle cose sue, lasciatelo pure fare, ma se lo fa con cose vostre o peggio con voi. E non glielo fate fare. Se lo fa con un altro cane, sì, lasciate stare. A meno che questo cane non sta per rivoltarsi contro, lasciate stare. Ma se lo fa con un altro cane, che quel cane ci sta, tra virgolette, lasciate stare. E oddio, vedete, c'ho un sacco di roba da fare. Devo anche tagliare le unghie a Nimue, che prima di consegnarla voglio rifargli la manicure. Ancora una volta, perché come sapete ai cuccioli non le taglio cortissime per farli abituare, così le posso tagliare più volte, quindi adesso devo tagliare le unghie a Nimu. Tu sei il più bello del mondo, tu sei il più bello e più bravo del mondo, diglielo che quelle tue non lo vuoi toccato. Soltanto la tua figlia può toccare le tue cose, vero? Bravo, fai vedere i tuoi dentini bianchi. dentini. Ma non gliene frega niente. Sfiderebbe pure un leone, figuriamoci se non sfida a te. Così è tutto fumo e niente arrosto. Ho niente arrosto questo bambino. Questo bambino, io lo posso prendere questo pupazzo. Posso prendere io questo pupazzetto? Lo posso prendere? È mio, posso prendere?
È mio, posso prendere? Lo posso prendere? Prendilo. Ah, l'hai fatto cadere. Aspetta, lo prendo io. Prendilo a volo. No, così lo lasci a Emma. Prendilo. A unci però. Impegnati. Dai, uncino, puoi farcela. Io credo in te. Emma, non mi fa votare. Prendilo. L'hai preso? L'hai preso, ma non l'hai preso a volo. Ma non l'hai preso al volo. Non ci crederà nessuno che tu riesci a prendere le cose al volo se non glielo fai vedere. Dai, impegnati. E lasciami. Oh. Ah. Prendilo. Forse sono io che te lo lancio male, non lo so. Non lo so, te lo lancio male. Amore mio, fai vedere chi sei. Uccido, guardami però. Prendilo. Ma sei diventato combattivo. Ma sei diventato combattivo. Che non lasci le cose a Emma. Si arrenderà. Non reggerà. Uè, ma che bravo. Sei rumoroso come Nemo. E ora capisco perché ti piace tanto. È praticamente la tua fotocopia. No, amore, gliel'hai lasciato, ma no, ma gliel'hai lasciato, ma tu sei più grande, sei più forte. va bene dai, dobbiamo essere anche generosi. Mi fanno troppo ridere. Uncino, pensavo che eri generoso, gliel'avevi regalato, invece no. Rissa. Ciao amore. Perché ce l'hai con vino? Non l'ho capito. Comunque io ho fatto questo video per te e tu ti stai appartata a dormire. Amore mio, ti prepari per domani per il viaggio a ripusciare la mia bambina. Piccolina, ti devo tagliare le unghie. Che faccio? Ti devo profumare tutta. Domani vai dalla tua mamma, devi essere tutta profumata, tutta con le unghie fatte, con la messa in piega, la maschera per il viso. Che cosa vuoi, Emma? Perché? Perché? Dove stai? Poi se caschi, ti fai male. Non lo so. Comunque, per una pura fortuna tu non sei mai cascata. Tu sei la piumonella. E tu cosa mi hai portato, amore? Grazie per il peluche, non dovevi disturbarti. Che? Vuoi? Prendilo! Me l'hai portato solo per questo? Io a questo punto devo passare il video che ho fatto al PC, perché altrimenti ogni 2 secondi mi dice che la memory card è piena. Ragazzi, come temevo ieri, alla fine non sono riuscita a finire il vlog, sempre per il discorso della card piena. Comunque ho trasferito tutto sul computer e quindi a posto, ho risolto. Comunque oggi è il giorno della consegna, ho preparato il kit cuccioli e Nimue è pronta. E siamo molto, come si dice? Non ve lo so spiegare. Comunque, spero che vada tutto bene, che si trovi bene fin da subito, perché comunque, non lo so,
comunque alle sue abitudini, alla sua mamma, ai suoi fratellini, la sua cuccia, quindi comunque per lei sarà sempre un po' uno stravolgimento, anche se va in un posto bello con persone che la amano e quindi la trattano benissimo, è tutto perfetto, idilliaco, però giustamente per lei sarà comunque un cambiamento, quindi spero che lo viva bene, nel migliore dei modi, che starà bene e niente, mi mancherà troppo. Mi mancherà tantissimissimissimissimissimo, non pensavo, cioè nel senso, pensavo che sarei stata più tranquilla di così, però vabbè, ci sta, alla fine è normale, le voglio bene, quindi è normale che mi mancherà. E niente ragazzi, io a questo punto tutto pronto, ho messo nel sacchetto di carta, ho messo i croccantini, faccio tipo un promemoria con voi, il collarino, il libretto sanitario, poi il contratto lo devo stampare, però l'ho preparato e ce l'ho nella pennetta e il certificato di buona salute me lo manda il veterinario. Cioè, ve l'ho detto tutto così, con Bin invece abbiamo una settimana in più e dovremmo avere il cartaceo e le traversine. E le ho messe pure nel sacchettino. Io penso di non aver dimenticato niente. Il giochino, l'ossetto. Dai, ragazzi, penso di avere tutto. E quindi niente, sono pronta per andare. Ma prima di andare mi faccio una fotina, ricordo, con tutti e tre i cuccioli, perché non ne ho neanche una fotina assieme a tutti e tre i cuccioli. Quindi prima di andare faccio solo questo e poi finalmente andiamo. Così, almeno forse in macchina spero di essere più tranquilla, ma forse neanche, non lo so. Vi farò sapere in questi giorni com'è andata alla fine. E niente, ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, scrivetemi qui sotto nei commenti qualcosa di incoraggiamento, non mi dite perché ogni volta mi scrivete tipo ma come fai? Io non ce la farei. Così mi scoraggiate, ragazzi, ditemi invece qualcosa di incoraggiamento per il discorso separazione dalla cucciola. E niente, vi faccio salutare anche lui, anche se ci ho riflettuto e non so come fare, ma vi voglio fare pure il vlog di saluto per Bin, perché, cioè, piccino, anche lui lo dovete salutare. Eccolo qua. Niente, ragazzi, stavolta vi saluto veramente e ci vediamo al prossimo video.